Pace e bene. Sono un mistero a me stesso. Andiamo all'articolo terzo del Credo. Fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine. Qual è la grande verità che apre la porta alla redenzione dell'umanità? È l'incarnazione del Verbo di Dio nel seno della Vergine Maria per opera dello Spirito Santo. Solo così abbiamo conosciuto l'amore di Dio per noi. Dice San Giovanni, in questo si è manifestato l'amore di Dio per noi. Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo perché noi avessimo la vita per Lui. Prima lettera, capitolo 4. Nel suo Vangelo Giovanni afferma, Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dice San Gregorio di Nissa, bella riflessione, la nostra natura malata richiedeva di essere guarita, decaduta di essere risollevata, morta di essere risuscitata. Avevamo perduto il possesso del bene, era necessario che ci fosse restituito. Immersi nelle tenebre, occorreva che ci fosse portata la luce. Perduti, attendevamo un Salvatore, prigionieri, un soccorritore, schiavi, un liberatore. Tutte queste ragioni erano prive di importanza? Non erano tali da commuovere Dio, sì da farlo discendere fino alla nostra natura umana per visitarla, poiché l'umanità si trovava in una condizione tanto miserabile ed infelice? Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Io sono la porta delle pecore. Io sono il buon bastone. Dove saremmo andati? Cosa avremmo fatto senza di Lui? Si è fatto modello della nostra santità e col suo sacrificio ci ha resi partecipi della natura divina, dice Pietro nella seconda lettera. Sant'Ireneo di Lione afferma, questo è il motivo per cui il Verbo si è fatto uomo, è il Figlio di Dio, Figlio dell'uomo, perché l'uomo entrando in comunione con il Verbo e ricevendo così la filiazione divina, diventasse Figlio di Dio. Lo scrive nel volume Contro gli eretici. San Paolo esorta, abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua eguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Qui si apre il ruolo che riguarda la Madonna. Dice San Giovanni, ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. Contro l'eresia di Nestorio, il Concilio di Efeso nel 431 dichiara che Maria è madre di Dio perché in lei si è incarnato il Verbo di Dio, vero Dio e vero uomo nell'unica persona di Gesù. L'umanità di Cristo non ha altro soggetto che la persona divina del Figlio di Dio, che l'ha assunta e fatta sua al momento del suo concepimento. Per questo il Concilio di Efeso ha proclamato che Maria in tutta verità è divenuta madre di Dio per il concepimento umano del Figlio di Dio nel suo seno. Madre di Dio, non certo perché la natura del Verbo o la sua divinità avesse avuto origine dalla Santa Vergine, ma
poiché nacque da lei il santo corpo dotato di anima razionale a cui il Verbo è unito sostanzialmente, si dice che il Verbo è nato secondo la carne. È l'affermazione del Concilio di Efeso. Contro l'eresia monofisite, il Concilio di Calcedonia dichiara: seguendo i Santi Padri all'unanimità, noi insegniamo a confessare un solo e medesimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, perfetto nella sua divinità e perfetto nella sua umanità, vero Dio e vero uomo. Composto di anima razionale e di corpo, consustanziale al Padre per la divinità e consustanziale a noi per l'umanità, simile in tutto a noi fuorché nel peccato, generato dal Padre prima dei secoli secondo la divinità e in questi ultimi tempi per noi e per la nostra salvezza, nato da Maria, Vergine e Madre di Dio, secondo l'umanità. Uno solo e medesimo Cristo, Signore, Figlio unigenito, che noi dobbiamo riconoscere in due nature senza confusione, senza mutamento, senza divisione, senza separazione. La differenza delle nature non è affatto negata dalla loro unione, ma piuttosto le proprietà di ciascuna sono salvaguardate e riunite in una sola persona e una sola ipostasi. L'antifona del Benedictus che si recita nella solennità di Maria Santissima, Madre di Dio, dice: rimase quel che era e quel che non era assunse. La Gaudium et Spes afferma: il Figlio di Dio ha lavorato con mani d'uomo, ha pensato con mente di uomo, ha agito con volontà di uomo, ha amato con cuore di uomo. Nascendo da Maria Vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi, fuorché nel peccato. Per quanto riguarda la volontà di Gesù, ricordiamo quanto fu dichiarato nel Concilio Ecumenico di Costantinopoli. Parallelamente, la Chiesa nel VI Concilio Ecumenico ha dichiarato che Cristo ha due volontà e due operazioni naturali, divine e umane, non opposte ma cooperanti, in modo che il Verbo fatto carne ha umanamente voluto, in obbedienza al Padre, tutto ciò che ha divinamente deciso con il Padre e con lo Spirito Santo per la nostra salvezza. La volontà umana di Cristo segue senza opposizione o riluttanza, o meglio, è sottoposta alla sua volontà divina e onnipotente. Per questo, nel prefazio di Natale, la Chiesa canta: il Verbo invisibile apparve visibilmente nella nostra carne. Gesù ci ha conosciuti uno per uno, ci ha amato come ha amato il Padre e come il Padre ci ama, e ha pregato e sofferto per ognuno di noi. San Paolo scrive: il Figlio di Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me, lo dice ai Galati. Gesù è al centro, dunque, della nostra fede. Ci ha rivelato le verità eterne, ci ha fatto conoscere perfettamente la volontà e l'amore del Padre. Ci ha promesso e inviato lo Spirito Santo. Ha operato la redenzione con l'incarnazione, la passione, la morte e la risurrezione. Il Padre ha messo tutto in suo potere, le creature del cielo e quelle della terra. Alla fine dei tempi apparirà nel cielo con la sua potenza per giudicare l'umanità. A quelli che hanno fatto il bene darà il premio: venite benedetti. A quelli che hanno fatto il male darà il castigo: andate maledetti. Lo ricorda Matteo. La vita di Gesù cammina sul filo del mistero e per quanto riguarda la sua persona e per quanto riguarda le sue opere. Consideriamo bene che l'Annunciazione, la nascita, la circoncisione, l'Epifania, la presentazione al Tempio, la fuga in Egitto, il ritrovamento nel Tempio, il battesimo nel Giordano, il digiuno e le tentazioni,
La cattura e la condanna sono tasselli di un divino mosaico che parte dal Natale per giungere alla Pasqua. A proposito di questi misteri, il Catechismo della Chiesa Cattolica insegna: il simbolo della fede, a proposito della vita di Cristo, non parla che dei misteri dell'incarnazione, concezione e nascita e della Pasqua, tra parentesi, passione, crocifissione, morte, sepoltura, discesa agli inferi, risurrezione e ascensione. Non dice nulla in modo esplicito dei misteri della vita nascosta, della vita pubblica di Gesù, ma gli articoli della fede concernente l'incarnazione e la Pasqua di Gesù illuminano tutta la vita terrena di Cristo. Tutto quello che Gesù fece e insegnò dal principio fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dicono gli Atti, deve essere visto alla luce dei misteri del Natale e della Pasqua. Citiamo come insegnamento particolare quanto si legge nella liturgia bizantina, che vuole aprirci al mistero della contemplazione. Tu ti sei trasfigurato sul monte e nella misura in cui ne eravamo capaci, i tuoi discepoli hanno contemplato la tua gloria, Cristo Dio, affinché quando ti avrebbero visto crocifisso, comprendessero che la tua passione era la volontaria tua scelta per annunziare al mondo che tu sei veramente l'irradiazione del Padre. Sant'Agostino, in un dialogo immaginario con l'Apostolo Pietro, dopo la trasfigurazione, dice così: Pietro non lo capiva ancora quando sul monte desiderava vivere con Cristo. Ricordate che disse: è bello per noi stare qui, restiamo qui. Questa felicità a Cristo te la riservava dopo la morte, o Pietro. Ora invece egli stesso ti dice di scendi ad affaticarti sulla terra, a servire sulla terra, a essere disprezzato, a essere crocifisso sulla terra. È discesa la vita per essere uccisa, è disceso il pane per sentire la fame, è discesa la via perché sentisse la stanchezza, è discesa la sorgente per avere sete e tu rifiuti di soffrire? Bel discorso di Agostino. Proprio su quest'ultima espressione del grande santo di Ippona sboccia il capitolo di fede, di amore e di immolazione di Padre Pio. Il nostro santo mistico vede nella fede, contempla nell'amore e imita nella croce il Figlio di Dio. Il suo respiro è Gesù, il suo pensiero è Gesù, il suo volere è Gesù, il suo amore è Gesù, il suo patire è Gesù, il suo gaudio è Gesù. Egli si è trasferito nel progetto di Gesù, egli abita nel cuore di Gesù. La vita di Padre Pio è compendiata nelle parole di Gesù al Padre: sono venuto per fare la tua volontà. Io voglio quello che vuoi tu. Da qui la ragione per cui la vita di Padre Pio è un mistero a se stesso e la ragione per cui la Chiesa prima lo diffida, ma alla fine lo eleva all'onore degli altari. Il Vangelo ce lo insegna. Questa è l'unica via da percorrere per giungere alla santità. Perciò la vita dei santi coincide sempre con la vittoria di Cristo. Pace e bene.